Ecco qua, prima nevicata dell'anno, è già da un po' che ha nevicato, però qua la neve è rimasta ancora ben compatta, perché ovviamente ci passo solo io e qualche animale selvatico, e poi ovviamente non c'è il passaggio che c'è in città, quindi in città è già così tutta sciolta, qua è come se avesse nevicato ieri. Guardate là dove si è tutta accumulata sulla serra. Che ombreggia anche i finocchi, che non sono, purtroppo li ho piantati tardi e non sono riuscito a raccoglierli, spero in questa primavera. Ovviamente qua la neve fa un po' una specie di impianto a goccia, perché cadono le gocce di acqua. Qui c'è ancora una zucca sepolta dalla neve. Che si potrebbe raccogliere perché è matura, è riuscita a maturare anche con le temperature rigide. Prendo ancora un'altra casa bella grossa. E poi arriviamo qua, che la neve ha buttato giù tutto il recinto che ho fatto. Ovviamente perché la neve ha un peso. È pesante, poi soprattutto il ghiaccio che si forma, e quindi anche qui buttato giù gran parte della rete. Vediamo un po' se quando sarà sciolta, poi qua si rischia anche di spaccare tutto perché è veramente troppo pesante, troppo pesante. E poi arriviamo qua, che qua tutto, quasi tutto il recinto è stato buttato giù. Adesso vedrò questa primavera se mettere le reti di ferro come recinto, che forse è meglio. Vediamo un po'. E poi qua tutta la verdura me l'ha veramente sotterrata la neve. Vediamo qua qualche cicoria rimanente, insalata, tutto buttato giù. Qui c'è un po' di cavolo nero che è rimasto, bisogna andare purtroppo anche le verze, cioè le verze, le abiete sono tutte schiacciate. Non pensavo che un po' di neve facesse tutti questi disastri. È veramente pesantissima da sollevare. Anche lì dove c'erano le carote, vabbè, le barbabietole. Adesso comunque il sole è bello caldo, eh. Cioè io conciato così ho caldo con il sole che mi punta, speriamo che la neve si sciolga. Purtroppo, come vedete, vabbè, il cavolo nero ha resistito benissimo, anche le verze resistono. Però purtroppo il rovescio della medaglia è che la neve mi ha schiacciato gli ortaggi. Questo è quello che c'è in questo momento. Un po' c'è sta verza che mi sembrava pronta, con tutta questa neve che cade, è caduta. Ecco qui quello che rimane, c'è qualche foglia diversa. Bella croccante. E poi per il resto questa è la verza, tutta ghiacciata, la metto qua, meglio che niente. Ecco qua, un po' di cavolo nero, sono riuscito a prenderlo lo stesso.
Poi vedremo quando la neve sparirà che cosa rimarrà effettivamente di tutta quella parte lì che è stata schiacciata. Settimana prossima dovrebbero aumentare le temperature, quindi speriamo che la neve si sciolga velocemente. Tanto qua abbiamo qualche insalatina che nonostante tutto resiste. Beh, che sono comunque insalate invernali, quindi al gelo resistono. Qui abbiamo la cicoria pan di zucchero, qua abbiamo le cicorie, cicoria palla di Verona. E quindi staremo un po' a vedere. Ovviamente questi non li ho raccolti, non li ho ancora raccolti perché li ho piantati tardi, a settembre inoltrato, però va bene così. Tanto quel cane insomma, ha un open space totale. Qua può andare veramente dappertutto, adesso che la rete è caduta. Pazienza. E quindi ragazzi, per oggi è tutto qua dall'Orto nel Bosco. Se il video vi è piaciuto lasciate subito un bel mi piace e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Io vi auguro un buon orto invernale anche a voi e ci vediamo come al solito in un prossimo video.